Start che si è messo in movimento. Leggermente discosta Cameron Diaz, che poi arriva a rete. Gli altri tutti bene attaccati all'ala a 200 metri dallo stacco. La macchina che può così prendere velocità si ritrae. C'è lotta per il comando con Copacabana Marche, che poi cede strada a Cameron Diastrebbe. Si avvia adesso anche Black Shadow B, che va al lato di Copacabana Marca, terza posizione alla corda per BKDL con all'esterno Simon Foto SM. Tutto ciò a completare il primo quarto di gara che il battistrada percorre nell'ordine del 29 spaccati. Così Cameron Diastreb al comando nei confronti di Black Shadow B. Poi ancora per linee esterne Simon Foto SM 600 in 44 e mezzo con il gruppo disposto in pariglia. Terza posizione alla corda per BKDL, poi ci sono gli altri a inseguire a metà gara nell'ordine del minuto appena abbondante per Cameron Diaz Trebbe. Ora Black Shadow che lo segue da vicino e accenna a spostare al largo. Più indietro c'è sempre Copacabana Marca quando si arriva al chilometro nell'ordine dell'1,15 con Cameron Diaz Trebbe che per ora replica tutto e a tutti. Quando si va adesso ad affrontare la piegata conclusiva, si muove con decisione Voyager Griff che va al lato di Black Shadow, poi ancora gli altri con un po' di mucchio dietro. L'errore per Universal Fiera, intanto davanti Cameron Diaz Trebbe che deve replicare all'attacco di Voyager Griff che in retta ci prova, poi muove Simon Foto SM anche nei confronti di BKDL e gli altri. Passa intanto Voyager Griff, Voyager Griff che sopravanza Cameron Diaz Trebbe, viene a concludere mentre per il secondo è BKDL ad avere la meglio su Cameron Diaz Trebbe. Voyager Griff che così riesce a completare un percorso in costruzione, confermando l'ottimo momento di forma con Salvo Piscuoglio che così vede premiato il suo viaggio da Cesena a Roma per guidare il figlio di Varenne Fiogre. Per il training di Walter D'Ambrogio, i colori della scuderia Robin, il successo del numero 2, 1,15 appena abbondante, la media al chilometro, il bacio per il vincitore, il 2 al primo posto a precedere il 3 di BKDL che agisce bene di rimessa e viene ad avere la meglio su Cameron Diaz Trebbe numero 7 che completa il podio, quindi 2,37 l'ordine di arrivo per questa seconda corsa all'ippodromo delle Capannelle.